Allora ragazzi, sono contento perché doppio video di giornata e doppio video di giornata con delle informazioni succulente, perché questa mattina abbiamo fatto un discorso e quello vale, vi lascio comunque qui sopra nelle schede il video se magari qualcuno se l'è perso, se lo vuole andare a rivedere, se lo può guardare con calma. Si parla di Chiesa e di alcuni movimenti di mercato, tra cui quello che potrebbe portare la Juventus a investire seriamente su Milinkovic-Savic. Io ho le mie idee su Milinkovic-Savic, anche perché sono un po' stanco di continuare ad ascoltare sempre gli stessi nomi che girano in orbita Juve, però aspettiamo, vediamo che cosa succede. Però in queste ore, ragazzi, la Juventus si prepara al primo acquisto ufficiale, e cioè Arek Milik, perché è atteso un confronto tra le dirigenze di Juventus e Olympique Marsiglia per chiudere questo contatto che c'è stato nei giorni scorsi. Ricorderete che Milik non era stato riscattato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, ebbene invece ad oggi sembra che la Juventus sia pronta, predisposta ad investire la stessa cifra, forse un pochino di meno, per acquistare a titolo definitivo il cartellino e quindi il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante polacco, che andrà a firmare un contratto con la Juventus sulla base di 3 o 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Quindi questo potrebbe essere il primo tassello che va ad incastrarsi, e questo secondo me diventa anche molto importante dal punto di vista delle conferme che ci saranno in attacco, perché l'attacco è il reparto forse un po' più ballerino per quanto riguarda la Juventus in questo momento. Di Maria ha già salutato, Kai Jorge molto probabilmente partirà per andare in prestito, Vlahovic, se arriva un'offerta grossa, si valuta. Di Chiesa abbiamo già parlato stamattina, di Ken parleremo adesso, e Milik invece era tornato in Francia. Invece Milik è pronto a tornare definitivamente alla Juventus. Nei giorni scorsi Milik aveva detto che avrebbe voluto la cessione, appunto, e rimanere alla Juventus, anche perché era una delle richieste di Allegri. Stamattina vi parlavo di Magnanelli, questo è l'ennesimo tassello che va a incastrarsi all'interno di un quadro che vedrà Massimiliano Allegri ancora sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Ripeto, conferme ufficiali al momento non ce ne sono state, se non quella di Scanavino, che per me era già ufficiale di per sé, però tutti i pezzi vanno a incastrarsi verso quella direzione lì. Poi se cambierà qualcosa vedremo, perché sempre secondo Sky Sport invece nelle prossime ore Aurelio De Laurentiis si preparerà a liberare Giuntoli, che ha già l'accordo con la Juventus. Ci sarà appunto un incontro nell'immediato futuro, e se appunto Giuntoli verrà liberato, sarà pronto per firmare con la Juve. Poi, ovvio che quando arriva un direttore sportivo può cambiare tutto, però mi pare di capire che la Juve sia molto indirizzata ad andare avanti con questo progetto tecnico per un'altra stagione, e quindi tutti i discorsi invece su un ipotetico cambio in panchina sono rimandati alla prossima estate, bene o male. Questo è quello che mi immagino. Tra l'altro sentivo che Manna addirittura è vicino a rinnovare il suo contratto con la Juve. A me sembra un po' precoce come cosa, dato che Manna è stato promosso davvero pochi giorni fa. Capisco che ci siano delle scadenze contrattuali, però secondo me la Juventus dovrebbe anche un attimino calmarsi con questa storia dei rinnovi, perché ci ritroviamo sempre in mezzo a situazioni un po' strane, caotiche. E sempre di rinnovi parliamo perché, secondo Fabrizio Romano, Adrien Rabiot ha ancora un'offerta della Juve. La Juve non si arrende sul fronte Rabiot, e c'è stato un nuovo contatto per il rinnovo, che però sembra sempre più difficile perché le sirene della Premier League sono molto molto interessanti. Io sarei stupito di vedere il rinnovo di Rabiot, tra l'altro sarei stupitissimo di vederlo per un solo anno. Io credo proprio che Rabiot non farà parte della rosa della Juve per l'anno prossimo, anche se la Juventus sta continuando a insistere. Un motivo solo c'è dietro, e cioè l'allenatore, cioè Massimiliano Allegri, sta chiedendo uno sforzo particolare, magari per far rimanere a Torino un giocatore che nell'ultima stagione è stato il migliore in assoluto per la Juventus. Attenzione, che voglio darvi delle speranze, voglio darvi delle buone notizie, perché in queste ultime ore la Juventus si sta muovendo anche per le uscite, e queste uscite potrebbero diventare anche degli ingressi. Vi spiego perché. Ve ne avevo già parlato, in realtà sembrava soltanto una voce qualche settimana fa, e l'avevamo buttata lì senza andare troppo nel dettaglio, perché probabilmente c'erano le prime chiacchierate. Adesso invece si entra nel vivo. Sempre nelle prossime ore Juventus e Galatasaray si ritroveranno a dialogare in una call di mercato che vede coinvolti tanti giocatori. Da parte loro, ok, c'è questa disponibilità a trattare alcuni profili cercati dalla Juventus. Uno è Nicolò Zaniolo, un vecchio nome che torna fuori, anche l'estate scorsa sembrava
possibile l'approdo di Zaniolo alla Juventus, anche se la Roma faceva delle richieste molto molto elevate e sono numeri diversi rispetto a quelli dell'estate scorsa e sono anche trattative diverse, e poi ci arriviamo. E poi c'è anche un giocatore, un terzino destro che la Juventus vorrebbe tesserare per sostituire Cuadrado, sempre il Galatasaray, che si chiama Sacha Boué, è un classe 2000, io non lo conosco sinceramente. Se questa cosa poi andrà avanti cercheremo di fare una panoramica quanto più fedele possibile per questo giocatore che potrebbe appunto arrivare alla Juventus. Perché vi dicevo che però saranno, però perché vi dicevo che però suona male, vi dicevo che ci saranno delle uscite anche degli ingressi. I nomi sono questi per l'ingresso e loro sono interessati ad altri giocatori che la Juventus in questo momento vede fuori dal progetto tecnico, deve cercare di cedere, deve cercare di tagliare i rami secchi, i vari Arturi, i vari Zaccaria, eppure ci sono anche dei giocatori come McKennie che ha mercato e piace appunto al Galatasaray, il Galatasaray potrebbe essere interessato. Leggevo che l'anno scorso la Juventus era interessata a imbastire con la Roma una trattativa per arrivare a Zaniolo, mettendo nel pacchetto appunto uno tra McKennie e Moise Kean, che sono nomi che invece al Galatasaray importano. La Roma non era interessata, il Galatasaray invece li sento un po' più caldi. McKennie perché è un profilo che piace comunque alla squadra, e Kean potrebbe diventare un giocatore importante in caso di uscita di Mauro Icardi, che potrebbe lasciare appunto il Galatasaray, e allora ecco che potrebbero cercare proprio Moise Kean come giocatore da andare a metterli davanti, a manovrare un pochettino le azioni offensive del club turco. Perché diventa interessante? Perché l'anno scorso Zaniolo si parlava di 40, 50, 60, 70 milioni, sembrava ogni giorno spararla più grossa, ogni giorno cresceva il prezzo di Zaniolo a seconda degli interessi della Juve, poi a gennaio, lo sappiamo, ha rotto con l'ambiente Roma e c'erano delle offerte che andavano anche dall'Italia, il Milan era interessatissimo a Zaniolo, delle offerte che arrivavano dalla Premier League, offerte da 30 milioni da club che dovevano lottare bene o male per non retrocedere, la stessa cosa che è accaduto a McKennie, che poi è andato all'Ista e poi è retrocesso. Effettivamente c'era il Bormund che voleva Zaniolo per una trentina di milioni e invece poi è andato al Galatasaray. Ad oggi Zaniolo ha una clausola di 30 milioni circa. Io credo che la Juventus non abbia questa volontà di affondare il colpo pagando cash questa clausola, e dato che ci sono dei giocatori che possono incastrarsi sarebbe perfetto. A me Zaniolo è un profilo che piace, non l'avrei preso a una cifra intorno ai 50, 60, 70 milioni perché la consideravo veramente eccessiva, però 30 milioni e con la possibilità in realtà di inserire dei giocatori che alla Juventus sono dei giocatori in uscita, dei giocatori che non rimarranno alla Juve, che la Juve sta cercando di piazzare in ogni modo. Io non so quale può essere la valutazione poi che il Galatasaray andrà a fare di McKennie, però la Juventus lo so per certo, lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. E se Zaniolo ha una clausola di 30 milioni e la Juve valuta McKennie 30 milioni, ora sicuramente si evolverà questo discorso, però detto papale, se la Juve riesce a scambiare alla pari McKennie e Zaniolo fa un affare incredibile. Poi secondo me non ci riuscirà, per quello che vi dicevo prima, sì la volontà della Juve di valutarlo 30, sì la clausola del Galatasaray di 30 milioni per Zaniolo, però io immagino che non ci sarà un ragionamento di questo tipo, a meno che poi non si incastri anche la trattativa per Kean, per Sacha Boué, e quindi poi ci si aggiusta in qualche modo. Poi se loro sono interessati anche ad altri profili come Zaccaria, Artur, Pellegrini, se non viene riscattato la Lazio, allora facciamo magari un maxi pacchetto, ci veniamo incontro, siamo disposti anche a fare qualche milione di minusvalenza per cercare di sistemare un po' tutti i giocatori che abbiamo in uscita. Tra le altre cose, un altro nome che oggi si fa poco ma che in passato si era fatto tanto per il Galatasaray era quello di Alexandro. Se la Juventus riuscirà a rescindere il contratto di Alexandro, il Galatasaray sarebbe anche interessato a tesserarlo, quindi chissà che non possa veramente espandersi a un maxi discorso di mercato, delle maxi trattative tra Juventus e il Galatasaray. Sono molto contento che ci sia questa call nelle prossime ore, perché noi abbiamo davvero necessità di cedere alcuni giocatori prima di concentrarci poi sui nomi grossi, che di quelli che dovrebbero lasciare oppure no. Io non mi immagino però Zaniolo che entra al posto di Chiesa. Oggi avevamo parlato della potenziale cessione di Chiesa. Zaniolo, se entra al posto di Di Maria, dato che Di Maria è già uscito, la Juventus avrà necessità comunque di riempire quella posizione lì, come avrà necessità di riempire la posizione di Cuadrado, e appunto Sacha Boué potrebbe essere un nome, come avrà necessità di riempire il posto di Rabiot, e si era parlato di Frattesi, si era parlato di Milinkovic-Savic, attenzione anche a Rovella, perché poi magari esce anche un altro centrocampista, allora poi se ne parla. E se poi esce Chiesa magari si fa un altro tipo di discorso, però
rimaniamo concentrati per il momento sulle notizie positive, perché poi sono un po' rare, no, in questo momento le notizie positive, e pensare alla Juventus che riesce a risolvere questi problemi legati alle cessioni di calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico, che hanno comunque delle valutazioni elevate, che la Juventus vorrebbe vendere, sarebbe meraviglioso riuscire ad incastrare anche un ritorno in Serie A in Italia di Nicolò Zaniolo, che è un giocatore che secondo me a volte è stato sopravvalutato e poi a volte è stato sottovalutato. Secondo me è un giocatore con del potenziale, è ovvio che non stiamo parlando di un giocatore fenomenale in grado di fare la differenza da solo, oggi non è questo giocatore, è un giocatore che ha cambiato anche molto il modo di giocare post infortunio, quindi un giocatore anche che ha avuto due infortuni gravi alle ginocchia, non stiamo parlando di un giocatore freschissimo, quindi la Juve non deve fare l'errore di puntare tutto su Zaniolo, anche se comunque nella scorsa stagione non ha avuto chissà quali problemi fisici. È ovvio che poi noi invece siamo molto bravi a far venire fuori quei fastidi anche ai giocatori che storicamente sono sempre stati bene, però Zaniolo è un nome che mi piace, è un nome che dà una continuità, una sorta di linea verde, un nome importante per quanto mi riguarda. Poi non l'avrei mai preso a certe cifre. Se c'è invece la possibilità di fare un incastro di questo tipo, sono il primo in prima fila sul carro di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Un giocatore che secondo me potrebbe fare anche molto bene con Allegri, perché è un giocatore che ha degli strappi molto potenti, e sappiamo bene che solitamente una squadra che tende a chiudersi ha necessità di risalire il campo. Noi non siamo molto bravi nelle transizioni, nei contropiedi non siamo così bravi. Zaniolo è un giocatore che potrebbe aiutare a questo punto di vista, forse un po' troppo faccio tutto io, è un giocatore che difficilmente lo vedi mettersi al servizio della squadra, però attenzione che è anche un giocatore che ha un buon legame con Chiesa, anche pochi giorni fa avevamo visti insieme sui social dal ritiro della nazionale. Mi dispiacerebbe cedere Chiesa dopo l'arrivo di Zaniolo, perché sono davvero convinto, ne metti uno da una parte, uno dall'altra, un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 e te sei già a buonissimo punto per cercare di ridare un'identità a questa Juventus. Poi le vie del mercato sono infinite, come dicevo oggi il nome di Chiesa è un po' troppo chiacchierato, quindi questa cosa mi preoccupa, ma Zaniolo, se riuscisse ad arrivare alla Juve all'interno di uno scambio con McKennie o Moise Kean, beh, il mio sarebbe un grandissimo sì.